Le mezze stagioni esistono ancora, ma non sono esattamente quelle che noi ci ricordiamo di 20 o 30 anni fa. Infatti il riscaldamento globale di cui tanto sentiamo parlare e il cambiamento climatico che sta investendo tutta la Terra ha interessato anche la nostra penisola e il nostro paese. Quando parliamo di stagionalità, parliamo innanzitutto di osservazioni di dati giornalieri, di parametri meteorologici di temperatura e precipitazione, che consentono quindi di poter analizzare tali serie di dati allo scopo di individuare quali sono gli andamenti di temperatura e precipitazione nell'anno e dunque anche durante i mesi e le stagioni. L'Istat, a questo proposito, attraverso la rilevazione dati meteoclimatici e idrologici, ha cercato di migliorare la qualità dell'informazione sul clima, indirizzandosi soprattutto a rilevare i dati nelle città. Le città rappresentano i luoghi in cui vive la maggior parte delle persone residenti nel nostro paese e allo stesso tempo sono anche cosiddette isole di calore, vale a dire luoghi nei quali per la presenza di cemento, di infrastruttura e talvolta di poco verde urbano, certi fenomeni climatici vengono amplificati, soprattutto quelli legati ai fenomeni della temperatura. Quello che si rileva, in particolare negli ultimi 15 anni osservati rispetto a una media del clima nel periodo 71-2000, detta anche normale climatologica secondo gli standard internazionali, è che la temperatura media in tutte le città italiane tende a crescere. La crescita è dovuta sia a un aumento della temperatura massima, ma anche a rialzi della temperatura minima. Il clima dunque mostra un suo cambiamento. La stagionalità, inoltre, viene osservata attraverso il calcolo di indici di estremi climatici. Questi indici sono mutuati dalla metodologia delle Nazioni Unite, della World Meteorological Organization. I giorni estivi sono in aumento, sono aumentati negli ultimi 10 anni rispetto appunto alla base climatologica 71-2000, così come sono aumentate le notti tropicali, le notti cioè molto calde, nelle quali la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi. Parallelamente sono diminuiti anche i giorni di gelo e quindi nelle nostre città del nord questo fenomeno si risente come sotto forma di inverni più miti o minori precipitazioni nevose. Insomma, le mezze stagioni esistono ancora, ma non sono più quelle di una volta.